Ciao fiorellini, ciao fiorelline. Oggi faccio la pizza e vi faccio vedere il pasto della pizza come lo faccio. Preparo la pizza, il pasto. Adesso via la sigla e ci rivediamo qua dopo quando ho preparato tutto per fare l'impasto. Sono ritornata e ho portato tutto. Io con lievito di birra ci metto 1 chilo di farina. Voi non lo so, 1/2 chilo, dipende tipo di farina che usate. Questa ci vuole. Io faccio a caso, però circa 1/2 chilo, 1 chilo di farina. Ecco il lievito. Vediamo se riesco a mettere giù. Siamo un po' più lontano. Questo è il bicchiere dell'acqua calda. Io una volta alla settimana mi faccio la pizza. Di solito la compro, però stavolta invece la prendo, lo facciamo noi. Un lievito, 1/2 chilo di farina, 1/2 chilo. Io però non l'ho pesata e perciò. Veramente qua c'è scritto, ingredienti, 4 per 4%, 300 ml di farina, 20 grammi di lievito di birra, un cucchiaio di sale. Ah, ecco, mi sono scordato il sale. Questo quanto è? 25 grammi. E aspettate un attimo e vado a prendere il sale. Però per me c'è problema. Vabbè, vediamo se trovo quello diodato. Ecco, ho preso il sale diodato. Ok, io per fare il lievito, che qua si lievita meglio la pizza, ci metto un cucchiaino di sale. Di sale, di zucchero, uno di. Poi lo maneggio. Io adesso lo faccio a caso, non è che. Questo è il piatto lievitatore. Allora, aspettate, vado a pesare 1/2 chilo di farina. Ecco, sono ritornata. Allora, questo qua so 500 grammi di farina. Poi ci mettiamo il sale, un cucchiaio di sale. Il sale grosso, mannaggia, mi sono sbagliata. Aspettate, ecco, ho preso il sale. Speriamo che non mi va sulla pressione perché non posso mettere per mangiare pure Rachele la pizza, perciò è un cucchiaio di sale. Non posso mettergli il mio sale perché il mio sale è diodato. E maneggiamo qua così. Io maneggio per mettere meglio. Mettiamo giù. Metterò più acqua perché metto l'olio. Un bicchierino da caffè di olio. E iniziamo a maneggiare. Però tocca mettere più acqua. Mo' lo faccio a occhio, non so quanta acqua metterò. Aspetta, vado a prendere l'acqua. Ecco, sono andata a prendere l'acqua. Ho messo un altro bicchiere di acqua, questo qui, e questo sono come 2 bicchieri. È grandissimo. Il mio bicchiere, mi beve questo. Io metto
l'acqua, però non vedo quanto raccoglie la farina, però. Poi questo qua si mette il tappo e quando si stappa è lievitato l'impasto, circa un'ora ci vuole per fare l'impasto lievitato. Due bicchieri, ho preso quell'altro bicchiere ma giusto per sicurezza per non andare qua là. Io ho il cucinino, non so dove mettere la fotocamera, dove mettere tutte queste cose qua, allora lo faccio qua. E io impasto con le mani perché si impasta meglio. Mangio io e Rachele la pizza oggi. Quindi non lo mangio, ha detto. Perciò è meno lievito. Meno lievito, meno impasto, meno di tutto. Io metto a occhio un po' di farina perché rimane un po' appiccicosa. A me non mi piace. Mi si appiccica sulle mani. Dovete impastare. Io veramente ci avrei pure l'impastatrice che ci faccio il pane, che si può passare pure la cosa, però con questo qua mi rimane meno pesante l'impasto, non lo so perché, forse si lievita meglio. Ok, due bicchieri di acqua circa. Oggi è sabato, infatti mo quando faccio, ho finito a fare i ripassi, mi vado a lavare i capelli, perché così è. E poi a me mi dà fastidio, si appiccica roba sulle mani. E va bene, comunque, adesso questo è vecchissimo, pure un po' macchiato, sto coperchio, proprio così, però. Questo si attappa così e fa arrivare l'aria. Questo qui si gonfia e poi dopo si stappa da solo, qui diventa come una panza e si stappa. Molto utile perché è un lievitatore questo qua. Vediamo se riesco a tirare su. Questo è un lievitatore, perciò è molto utile. Io adesso vi lascio e ci vediamo dopo. Su qua dopo. Ecco, questa è la pizza. Ecco, pure questo è finito questo video e spero che vi è piaciuto e vi ho fatto compagnia. Ciao, al prossimo video.